Ti puoi girare, per favore? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, già so che sarò una merda puttanaia, come sempre. Volevo sfruttare l'effetto sorpresa. Scusate. Ora sì, perfetto. Sono tutto adatto l'outfit. Outfit. L'outfit adatto per uno chef, il pelo, quello qui. Oggi con il mio grembiule da cracco, di cracco, gentilmente offerto dai fratelli desideri. Minchia, shit, mi sta bloccando tutto il cervello. Siamo qui per quello che sarà, almeno per adesso, l'ultimo episodio di questa piccola miniserie che comunque... Così sembra uno basso. Ovvero, oggi andremo a preparare la terza ed ultima box stellata. Non una, non due, ma ben tre stelle Michelin. E dove ho scritto che sono tre? Tre stelle Michelin. Allora, è real. Stiamo parlando dello chef Enrico Bartolini. Tre stelle Michelin, appunto, qui sotto, lo vedete. Il piatto si chiama Purple Grain e Bartolini sappiamo che è il proprietario del ristorante. Quello che porta i pacchi. Io conosco solo quello di Bartolini. Il Mudec di Milano. Ah, famosissimo. Andiamo a scoperchiare, come di solito, come di sovente, il nostro... Ah, di sovente lo facevamo così? Sì. Stai tranquillo, stai calmo perché vedi uno sberro, tipo. Andiamo a scoperchiare il nostro pacco. Sono molto, molto curioso di vedere quali sono gli ingredienti. Intanto vogliamo capire che cosa sia. Riso acquarello. Sarà un risotto, non sappiamo con cosa, ma probabilmente... Con la sporca! No! Questo non me l'aspettavo. La cosa bella è che siamo sempre vicini alla porta d'ingresso. Ah, no, ecco dove si vedeva che cosa sarà. Allora, il suo pluripremiato risotto, probabilmente uno dei piatti di haute cuisine più famosi nel mondo. Onnipresente in carta al Mudec, che è il suo ristorante 3 stelle di Milano. È incredibile, stiamo per affrontare uno dei piatti più famosi al mondo. Andiamo a vedere quindi gli ingredienti, Giampidec. Riso acquarello. Pensavamo di cucinare, invece dipingeremo con degli acquarelli. Aha, aha. Aha. Formaggio grattugiato. Ma una quantità indefinita. Una quantità generosa, devo dire la verità. Succo di limone. Molto carino, molto simpatico. Devo dire molto simpatico. Preparato per brodo anche qui. Stavolta leggiamo però. Stavolta leggiamo quanta cazzo di acqua ci va. Poi abbiamo burro chiarificato. Burro chiarificato. Ormai siamo esperti. Tra l'altro ti voglio far vedere una cosa. No vabbè, le cose del vecchio video sono ancora qui. Ci sono ancora le cose del vecchio video. Ci vuole buttare del vetro. Tra l'altro c'ho qua sotto la campana. Mi senti a morire, ma... Cioè scendi 90 volte al giorno. Ma che minchia avevamo utilizzato? Salsa di formaggio erborinato. Allora, già questo risotto a me non piace perché saprà solo di formaggio. E questo, compa, vedi che mi incuriosisce un fottino. Poi abbiamo barbabietola in polvere, che sarà quella che darai. Dobbiamo fare un'opera d'arte. Un'opera d'arte, Giampi. Salsa di more. Cioè, è super rosso sto roba. Compa, sarà come dicono una cosa difficile. Ovviamente, sale grosso per l'acqua e salsa di noci. Allora, se è difficile, vedi seguire alla lettera. Giampi, mi raccomando, sei pronto a impegnarti come mai nella tua vita? Intanto, quello che devo leggere sono io. Io mi impegnerò a leggere. Però leggi bene questa volta. Allora, io leggerò, quindi mi raccomando. Giampi, alla lettera. Stiamo affrontando, oh, serietà. Stiamo affrontando un 3 stelle Michelin. Va bene. L'acqua te l'ho letta io, 3 litri. Guarda con che faccia ti guarda. Ma è cattivissimo Bartolini. Bartolini, egregio, dottor. Egregio, dottor Bartolini. Nonostante nelle consegne non sia proprio efficiente, nella cucina so che lei esige. È efficientissima. Esige il massimo della serietà ed è quella che le daremo. Ma prima andiamo a durare un attimo questa. Perché la devi aprire adesso? Questa, perché tanto la userai? Sì. Sì. Pum! Farà una puzza. Va puzza. Fammi annusare. Porco. È letale, frate. È bollo forte. Che schifo. Io Bartolini, ma che minchia cucina. Me ne sto un po' lì, ma ce la sto mangiando di chi è una camia, cosa. Allora. 3 litri. Ce l'hai la brocca? Ma intanto non mi stai facendo un cazzo. Lo leggi che devo fare per prima cosa. Vuoi sapere cosa devi fare per prima cosa? L'acqua. Versa 3 litri d'acqua in una pentola. Ma è pulita questa caraffa. Sì, ora compa. Cominciamo a dire se le cose sono pulite. Che cosa scarute. Questa caraffa cosa ci fai solitamente? Beh, la caraffa tipo del detersivo della lavastoviglie. Meglio che tu non lo sappia. Ci prendi il coccantino a Nika sicuro. No. Ma 3 litri è un botto! Sì, infatti ora te ne sci fuori. Ma poi 3 litri d'acqua? Che mi pare troppa, fra. Aspetta un pochino, no! Perché poi esce? No, 3 litri c'è scritto. Dobbiamo fare le cose giuste una volta nella vita. Allora dobbiamo aspettare un'ora che bolle. No, nel frattempo facciamo il resto. Questo passaggio è fondamentale. Versa 3 litri d'acqua in una pentola e accendi a fuoco vivo. Sì, poi aggiungi il contenuto del vasetto ripreparato per prodotto vegetale. Ma subito? Sì. O devo arrivare a ebollizione? Subito. Questo sicuro? Leggi. Preparato per brutto. Ok, andiamo. Questo è vegetale. Sì. Questo è un monodore. Che sembra tipo preparato da poco, cara. Devo metterlo tutto? Sì. Compro lo scarafaggio qua. Poi, con l'aiuto di una frusta, fai sciogliere il preparato nell'acqua e lascia sobbollire per circa 2 minuti. Ti facendo gli sguazze? Oh, basta!
Non lo devi lavare, non è un lavello. Faccio ordine. Poi scegli sempre il giorno perfetto per fare questi video. Quando la casa è ordinata. Allora, giriamo con la frusta. Vediamo questa frusta. Ecco. Proprio questa. E arriviamo a... Facciamo sobbollire per 2 minuti e poi lo lasciamo a fuoco medio. Nel frattempo. Non possiamo fare il frattempo perché dobbiamo fare il riso e ci serve quello. Vai, dimmi cosa devo prendere. Una pentola. Una casseruola. Una casseruola. Che fuoi? Spaccalo. Cioè, tiralo. Per la fa... Questa è la casseruola, Sì, ma non c'è quindi il... Sì? Soffritto? No. Signori. Unexpected. Non sono d'accordo, signor Bartolini, scusi. Ma vediamo cosa succede. Dall'alto delle mie 0 star Michelin. Versa l'intero quantità di riso. Ma dove? Nella casseruola. Senza niente. Senza niente. Mi fai leggere. Perché non ti fidi? Ora prendi una casseruola, versa l'intera quantità di riso. Ah, per la tostatura, Giampi. Ma se tu mi dici bene, allora io ti credo. Riso acquarello. Tra l'altro vedi quando... Piano, perché quando l'apri schizza. Che è pieno di acqua. È acquarello. Quando l'altra volta abbiamo fatto tra l'altro la lista delle cose, questo non l'abbiamo citato. Male male. Bello però. Sì, che cosa sa? Di riso. Niente. Vedi di questo riso. Abbiamo messo il riso, poi accendi a fuoco medio per la tostatura. Batta, aspetta, infatti. Con i movimenti circolari della casseruola fai scaldare i ghicchi in modo uniforme. Cioè, già, vedi come cambia comunque già. Comunque qua c'è un papel enorme. Cioè, sembra un... Vedi come cambia già anche la descrizione rispetto a prima. Perché qua non stiamo scherzando più, già. No, no, qua non stiamo scherzando, picciò. Quando, toccando con una mano, sentirai il riso molto caldo. Inizia a bagnarlo con il brodo, portando la fiamma a fuoco alto. Appena è partita l'ebollizione del brodo, sala con 2 pizzichi di sale grosso. Non ho capito una cosa. Allora, porca madre. Aspetta. Devi fare tostare il riso. Sì, ma... Poi, zitto! Poi devi mettere la mano sopra. Quando è caldo, inizi a mettere il brodo e alzi il fuoco della casseruola. Ma della casseruola o del brodo? Perché? Oddio. Perché il brodo lo dovevamo portare prima a ebollizione e poi farlo scendere. E forse poi di nuovo a ebollizione. No! E fammi leggere. No, devi ascoltarmi. Questo arriva a bollore. E poi lo metti a fuoco medio per tenerlo caldo. Caldo. Ok. Poi tosti questo. Ok. Appena metti la mano e senti che è caldo, sì, inizi a versare il brodo. Sì. E metti questo a fiamma alta. Questo lo lascia a medio. Sì. Appena questo inizia a sobbollire, gli butti 2 cucchiai, 2 pizzichi di sale grosso. Fine. Che belle ciabatte. Ho cambiato ciabatte, signor Bartolini, guardi. Ho cambiato ciabatte solo per lei. Sì, mettere il sorriso. Ho comprato 5 paia di ciabatte, 20 euro. Venga, tutta la famiglia. Ok, inizia a scaldare il riso. Dai, scaldalo, figlio di merda. È freddo ancora. Non devi girare. Con dei movimenti circolari della casseruola fai scaldare i chicchi in modo uniforme. Non li devi far bruciare, eh. Però se vedi che non hai le fiamme sotto, quindi se lo stacchi effettivamente non cuoce. Potete fare una gif di me che spadello. Spero che Bartolini guardi questo video e mi chiami a lavorare con lui. Ma questo l'hai controllato? Non ne posso più fare un youtuber, già. Voglio fare lo chef. Sono nato per questo io. Voglio non cambiarmi, ma sono nato per questo. Non posso dire che sto per induzione non riscalda, ma com'è sto fatto? Lo cambio? Ma però è strano, veramente. È strano, ma non lo posso cambiare, perché ormai l'ho pagato. Strano. Che dobbiamo fare? Mano. Ma che cazzo? Beh, oh, coppa! Quando toccando con una mano sentire il riso molto caldo. Molto caldo, non è molto caldo. Inizia a bagnarlo con il brodo. È medio caldo. Com'è? Non mi sembra molto caldo, visto che mi sto prendendo il sole. Un attimo, ogni cosa a suo tempo. Cioè, non bolle niente, questo non bolle, quello non diventa caldo. Ti sta sentendo già? No, a parte scherzi, lo senti già l'odore di tostato, però. Ok, già un po' meglio. Lo senti? Da puzza mia. Così si fa, per far salire l'odore. Senti, vieni qua, fai così. Ora sì, compa. Ti do un hint importante. Il livello ideale del brodo da tenere per quasi tutta la cottura è di circa 2 dita oltre la superficie del riso. Ci siamo. Secondo me ci siamo, possiamo iniziare a metterlo. Un altro pochetto. Vabbè. Un altro pochetto, è importante la tostatura. Vabbè, ho capito. Speriamo che il signor Bartolini lo guardi. Movimenti circolari. Oh, minchia, ora sì. Tutto il piano di induzione graffiato. Ma secondo me questo non si graffia. È molto caldo adesso, eh. Perché ti è uscito il Veneto? È molto caldo. Ah, dai, molto bene, posso? Molto bene. No, un altro poco, un altro poco. Cazzo, dove eri di diventare? Molto caldo, io... Ma molto quanto è scritto grosso molto? Così. Allora non è molto. È normale. Sentire il riso molto caldo. Inizia a bagnarlo con il brodo, portando la fiamma adesso di quella a fuoco alto. Sì. Benissimo. Guarda. Vai, non vedo più niente, vado alla cieca, fra. Vabbè. Siamo a fuoco alto intanto. Appena è partita l'ebollizione del brodo, sala con 2 spizzichi di sale grosso. Spizzichi o spizzichi? Spizzichi. Spizzichi non l'ho mai fatto, io sempre pizzichi ho fatto. E fai spizzichi, impara. Come si apre? Tommaso, qua. Poi... Nick
Block. Cioè, lo sapevo che lo faceva cadere tutto. Lo sapevo, gran uno cosa spizzico. Ora raccogli questi spizzichi. Aspetta, cioè, quante cose devo fare? Fallo tu che lo stai facendo una minchia. Adesso che devo fare? Devi cuocere il riso per circa 11 minuti. Ah, allora scialla. Mentre il riso cuoce, prepara le altre basi, c'è scritto. Porca puttana. Versa in un contenitore l'intera quantità di barbabietola, veloce. Aspetta, che vuol dire? Quanto contenitore quanto? Contenitore quanto? Oh. Non lo so, compà. Versa in un contenitore l'intera quantità di barbabietola. Assicurati di eliminare eventuali grumi. Aggiungi un metro di brodo per idratare e amalgama. Il tutto con un cucchiaio. Questa? Barbabietola. Quindi... barbabietola in polvere. Barbabietola. Sì, barbabietola. Versa l'intera quantità di barbabietola. E assicurati di eliminare eventuali grumi. Visto quanti ce ne sono, Tommaso. Leva i grumi di qua. Esatto. Visto quanti ce ne sono. Mescola. Bravo. Senza dissolverlo nel mondo. Vai, leggi. Assicurati di diminuire i vari grumi. Poi dobbiamo mettere un metro di brodo per idratare e amalgamare il tutto con un cucchiaio. Non l'hai tolto i grumi, frate? Va bene così. Mettiamogli il coso. Mamma, devo fare tutto io in questa cucina. Mettiamogli il brodo. Un metro di brodo, un cucchiaio di brodo. E poi il cucchiaio di fatti. Ti conviene un cucchiaio che lo spacchi vecchio. Meglio, spacchi meglio. Sembra che stiamo impastando tipo il preparato per la metanfetamina. Un metro o un cucchiaio di brodo? Un metro di brodo. Vado, eh? Ma e basta? Un metro di brodo per riadattare la maglia. Vai. Minchia, dai, cecca. Minchia, senti che odore di barbabietola che svampò. Adesso io continuo a imbrodarlo. No, adesso c'è la preparazione. Però guarda qua che cremina che ho bellissimo, fatto. Bellissimo, fallo vedere in camera, bene. Ottimo. Ora che dobbiamo fare? Vai avanti, va bene, l'hai fatto. Prendi un pentolino, un altro. Vero? Sì. Mi sono finiti i fuochi. Che devo fare? Aggiungi l'intero contenuto della pasta di noce. Allungalo con un metro di brodo e incorpora il tutto aiutandoti con un cucchiaio su fuoco basso. Fino a aggiungere una crema di densità omogenea. Intanto i fuochi ce l'hai perché questo no. Ok, vai. La pasta di noce. Che devo fare? Mettila tutta. Poi? E la devi allungare con un mestolo di brodo. Tutto mestolo di brodo. Sarà fuori di testa comunque sto riso se riesce. Ma ne pare brutaraghi. Metti il brodo là dentro. Mamma mia, questo è proprio perfetto. Mi divento un pastone. È uscito. Metti un altro po'. Tu togli, aggiorabolarmi in qualche modo. Oh, sul fuoco basso, devi creare una crema. Sul fuoco basso, fino a raggiungere una crema di identità omogenea. Serve un altro pentolino. Ma che cazzo? Vabbè, questo lo faccio io, dai. Ma che dobbiamo fare adesso? Adesso questo, compa, intanto facciamo diventare questo una crema. E poi dobbiamo prendere un pentolino e inversare tutta la salsa di formaggio. Allungalo con un mestolo di brodo. E incorporare tutto aiutandoli con un cucchiaio su un fuoco basso. E stessa cosa che sto con la pasta di noci. Va bene. Frate, però tutte le stiamo usando. No, questo fa schifo, gli fa il cane di Nico. No, non lo faccio più da mezzo secolo questa cosa del cane. Dai, fai qualcosa. Porco, se non bolle, fa schifo il tuo forno di merda. Sì, pure. Anzi, mi giravo. Però non puoi mangiare tutta e ficcare là dentro, mannaggia. Oh, vai avanti nel frattempo, santo Dio. Salsa al formaggio, mestolo, fuoco basso, crema. Però buona sta crema, dai, mi sta piacendo. Lo sapevo io! Vai, poi. Assaggia quello che sia a metà cottura di sale, vedi com'è. Qua. Ci mettiamo tutto, compa. No, basta troppo. Così, basta. Sto sporcando una cucina. E poi? Un mestolo di brodo. E incorpora il tutto aiutandoti con un cucchiaio su fuoco basso. Fino a raggiungere una crema di identità omogenea. Sembra un pressure test, cazzo. Siamo partiti soft, diciamo. Ah, vabbè, semplice sembra. Un mesto, una pentola. Ora, sette cose insieme. Dai, figa. Dai, boia. Dai, figa. Vabbè, qua si deve sciogliere, giusto? Ma che buono, però. Che puzza, ecco che sta arrivando. Buonissimo. Aspetta, cos'è inutile? Fammi assaggiare il riso. Vai avanti nella lettura. Che magari adesso ti dice che il riso dobbiamo. No, aspetta. Trascorsi 11 minuti alla cottura del riso. Li abbiamo tenuti? No. Poi? Finisci questo e ora te lo dico. Molto bene. Ok. Un po' lunga, però va bene. Poteva essere Sharon che invece è il po' lunga. La leggenda del drago. Quando sono trascorsi gli 11 minuti di cottura del riso, inizia a far asciugare il brodo per circa 2 minuti, fino a raggiungere un risultato cremoso. Va bene, allora basta. Però mi sembra un po' crudo, se devo essere sincero. Assaggiamo. Quel cucchiaino è mio, non lo usare. Non sai come mi sono infettato di Covid. E poi, perché? Poi dobbiamo fare altra cottura. Ora muovi rapidamente per circa un minuto la casseruola avanti e indietro, crea un effetto onda. È il mio. Così come ho visualizzato nella video ricetta. Che lo stiamo guardando. Sì, adesso me lo dici che c'è una video ricetta. No, c'è qua scritto, guarda. No, è perché non me lo dicevi. Cioè, in tutte le ricette è gran cosa inutile. Procedi quindi con la mantecatura. Bravo. Intanto ti leggo il procedimento. Vai. Nota bene, durante la mantecatura, se vedi che il riso si asciuga troppo, aggiungi un mestolo di brodo per riportarlo al giusto livello di cremosità e ripeti l'operazione ogni qualvolta ritieni necessario. Aggiungi quindi tutta la quantità di burro e succo di limone ed emulsione il tutto all'onda. Tutto quel burro. Però va messo. No, facciamo quello. Oh, non lo metto perché mi fa schifo. No, lo mettiamo tutto. Tanto lo devo assaggiare. Che cazzo me ne frega. Che cazzo ti mangi il sale? Buono sale. Che ti mangiavi tu prima, scusa? Il sale.
Ma se sbagli un colpo te va a fare shot on TR. Muovi rapidamente per 5 minuti la casseruola avanti e indietro, creando un effetto onda. Perché è salato, è troppo salato. Troppo salato? Compà, perché ti mangio del sale? Bravo, bravo. Manteca, manteca. Fino a farlo diventare cremoso, compà. Basta, basta. Secondo te è cremoso? Sì. Perché lo spegni? Chi te l'ha detto? Va bene, perché si deve spegnere, sicuro? No. Mi prendo questa responsabilità. La mantecatura si fa a fuoco spento, va. È una cazzata. Comunque. Adesso aggiungi quindi tutta la quantità di burro. Vai. A fuoco bassissimo, fra. Ok. Non serve, fidati di me, a parte gli scherzi, fra. La mantecatura si fa a fuoco spento. Lo danno per scontato perché è un 3 stelle Michelin. È il succo di limone. Tutto il succo di limone? Tutto il succo di limone. Non lo far esplodere, per cortesia. Ok, verso tutto. Bello, così mi è piaciuto questo effetto. Ed emulsione il tutto all'onda mescolando con un cucchiaio per circa un minuto. Dai, compa, devi accendere. Vale. No, non serve, cazzo. Io non sono d'accordo. Piano, frate, piano, figlio. Intera quantità di formaggio. E amalgami il tutto mescolando con un cucchiaio stavolta per un minuto. Minchia, quanto fai maggio! E ancora c'è un metro di ghido. No, fra, accendilo, dai, veramente. Non serve. Dai, continua a leggere tu nel frattempo. Fai una cosa utile. Devi mescolare adesso questa cosa per un minuto. Poi dobbiamo aggiungere la barbabietola, preparando in precedenza. E incolpare tutto per circa un minuto. Eccola qui. Fa questo. Sarà un passaggio magico. Se lo accendi così ti sfuma. No! Dai, metti sta merda. Sta barbabietola. Minchia, saprà solo di barbabietola. Piano, frate. Che non siamo qua all'acqua park. Ma che bel colore. Però bello, bello, frate. Fai manteca per bene. Fai diventare tutto rosa. Ora? Finito. Come finito? Dobbiamo impiattare? Sì. Allora, utilizza i piatti piani. Quella merda quando va messa, quella merda che abbiamo fatto di formaggio. Leggi tu, leggi. Adesso dovrò sicuramente mettere e battere, no? Leggi un attimo. Allora, sì. Aiutandoti con un cucchiaio, posiziona la crema di noce preparata in precedenza sulla circonferenza interna del piatto, come indicato nella videoricetta. Così, così, circonferenza interna del piatto. Come che puzza? Chef Bartolini, 3 stelle Michelin, cosa dici? Circonferenza interna del piatto. Vai, fai fare un bel giro. Oh, ma l'hai messo tutto in bilico. Non tutta, fra, fai fare piatto, vede. Ora, tipo, spalmala. Facciamo così, stavo pestando il cane, aspetta, facciamo così. Bravo, però poco, però. Non troppo, così, va bene. Ora? Aspetta, prendi ora un mestolo e versa una porzione di riso al centro del piatto. Distribuisci un uniforme riso nel piatto con piccoli movimenti. Vabbè, lo sappiamo come si fa, la scassanata. Non fare una merda, eh? Così poco, un po', mo' fare una porzione, chissà. Metti un altro qua. Con un cucchiaino posiziona 7-8 gocce di salsa alle more sul riso. Salsa alle more. E chiudi il piatto distribuendo a pioggia la salsa al formaggio in monodiforme su tutto il piatto. Che devo fare? 7-8 gocce. 1, 2. Va bene, mi sei piaciuto. Adesso dobbiamo salsa al formaggio a pioggia. No, si è... Porra, guarda, sei un coglione. A pioggia. Mi è piaciuto, mi piace questa pioggia. Pulisci con un panno carta, eliminare le sbavature e servi in tavola. Basta! Che cos'è? Fai una pizza! Signori, assaggiamo. Andiamo all'assaggio. Signori, siamo al momento fatidico dell'assaggio. Sassolo di formaggio. Cerchiamo di prendere tutti gli ingredienti, Giampi. Ah, com'è? Assaggialo. Prima tu. Hai preso le more? Minchia. Dai, fammi vedere. È stra buono. Posso già questo, porca miseria. No, stra buono. Il formaggio arbolinato è una bomba. No, non usare questo, usa questo. Hai preso la salsa di more. Forse qualche goccia in più di salsa di more, vero? Dovevi capire che gusta. È buonissimo. È una bomba, ragazzi. Non lo so, però questo è il più buono che abbiamo assaggiato finora. Anche la sì. La cottura di riso buona, non si è scotto, è giusto. Madonna, raga. È stra buono, cazzo. È buonissimo. Alla fine è fattibilissimo. Sì, era veramente buono quello di cracco. Questo li supera. Ma questo è proprio una spanna sopra gli altri. Sono un botto di preparazioni, però. Ci vogliono solo tante casseruole perché sono un sacco di piatti, ma è buonissimo. Troppo buono, raga. Federica, se n'è finito. Pure le cose alle more, poi minchia, ti dà quel twist pazzesco. A parte è bellissimo da vedere, sembra un quadro. Alla fine non è, noi abbiamo scherzato, ma non è così complicato da fare perché basta prendere tutti i preparati, allungarli col brodo e sei pronto. Si fa veramente in 10 minuti, il tempo di cottura del riso. Anche gli altri vi avrei consigliato da fare a casa con gli amici, ma questo proprio lo dovete comprare. Spero che i fratelli desideri mi facciano. Ci mandi un'altra cosa, ciao. Ci mandi un'altra cosa. Spero che il video vi sia piaciuto. Signor Bartolini, complimenti, si merita le sue 3 stelle. A me è piaciuto il video e anche un'altra cosa. Cosa? Il riso. Signor Bartolini, per me va bene che lei ha 3 stelle, quindi se le può tenere. Al prossimo video.